Altra puntata dedicata alla pubblicazione di Giovanni Matera, la cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria. Un capitolo, titolo di un capitolo recita: hai chiaro quali sono le tue mete? Non riuscirai mai a ottenere qualcosa se prima non l'hai mai immaginata. In buona sostanza, Matera, ci deve essere un obiettivo preciso, un sogno individuato da raggiungere. Bene, io se non so, fra tre, se non mi vedo fra 3, 4, 5, 10 anni, non mi vedo, cioè non ho un sogno, non mi vedo in quello che io voglio realizzare, abbiamo un problema, ma un problema serio, perché il tutto parte dal sogno, da quello che io, la mia aspirazione, quello che voglio fare da grande. Praticamente noi, quello che siamo oggi, praticamente è il risultato delle azioni che abbiamo fatto fino a un minuto fa. Le azioni derivano dalle idee. Quindi se io voglio migliorare la mia situazione, devo migliorare le azioni che faccio quotidianamente. E visto che le azioni derivano dalle idee, quindi devo lavorare sulle idee. Quindi se nella mia idea non c'è un sogno, non c'è un obiettivo, non c'è niente, veramente anche quando mi capita un'opportunità, e non può combaciare con il niente, non combacia niente. Se io nel mio cervello non ho un'idea, non ho un sogno, magari mi capita un'opportunità, ma io non la capisco, manco me ne accorgo che mi stanno proponendo un'opportunità. Perché? Perché non ho, nella mia mente, è vaga, è vuota, non ho un'idea. Quindi molto importante avere un'idea, avere un sogno, avere un obiettivo e vedersi, quasi vedersi. Magari se hai intenzione di mettere su un bar, vedersi come barista. Ecco, già prefigurarla. Cioè, è come se io scattassi una foto, diciamo così, di quella che sarà la mia destinazione. Anzi, posso dare anche un suggerimento. Prendete un pezzo di carta, scrivete sopra quelle 4-5 cose che volete veramente, che volete realizzare da grandi, mettetele in tasca, mettetele vicino a un post-it, vicino al frigo, mettetele in camera da letto, cioè dovete visualizzarli. Più questa cosa la visualizzi, più si avvicina alla realizzazione. Infatti ho letto nel tuo libro, Giovanni, un signore aveva, un imprenditore aveva un foglio vecchio, stropicciato, e lui di tanto in tanto lo estraeva dalla tasca e lo vedeva. A un certo punto lo guarda, lo butta, lo getta, perché oramai tutti gli obiettivi che si era prefissato erano stati raggiunti, e si munisce di un altro foglio con i nuovi obiettivi. Con i nuovi obiettivi. Questo è molto importante. Difatti stai parlando di un mio collaboratore all'interno dell'azienda che attraverso dei corsi formativi lui aveva parlato con il mentore e il mentore gli aveva dato questo consiglio: scrivi su un foglio di carta. E lui all'interno di una riunione ci ha fatto un pochettino emozionare un po' tutti, ha detto: io 5 anni fa ho scritto queste mete, le ho raggiunte tutte, adesso ho un nuovo foglio, non ve le dico, e quindi sicuramente raggiungerò pure queste, solo per il semplice fatto di averle scritte.